Ciao Beatrice, sono sempre Dante, lo so che non ti piacciono tanto i vocali, però avevo voglia di sentire un po' la tua voce, siccome non mi hai risposto, intanto ti mando un vocale così magari poi con calma, cioè quando vuoi, senza stress, magari mi rispondi. Oggi non so se hai visto, a un certo punto ti ho salutata, però tu non mi hai risposto, secondo me perché non mi hai visto, perché lo so che sei una persona gentile, te l'ho anche scritto nel messaggio di ieri, tanto gentile e tanto onesta pare. Tra l'altro, a proposito di questo, non vorrei che non mi hai salutato perché hai frainteso l'inizio del messaggio, no? Perché siccome l'ho letto un po' di amici, Guido mi fa, tu sei un cretino, tanto gentile e tanto onesta pare, sembra che stai dicendo che sembra gentile, ma invece poi è una stronza. Beatrice, io te lo giuro su Virgilio, non intendevo quello, cioè mi sento male se l'hai letta così, lo sai quanto ti rispetto, io ti porto sul palmo della mano, lo puoi chiedere a tutta Firenze, che tu mi togli il saluto però, per un messaggio scritto male, forse, ma assolutamente in buona fede, ecco, su questo non ci sto perché io ti voglio bene Beatrice, sono sicuro che anche tu mi vuoi bene, perché io certe cose le sento Beatrice, io sotto sotto lo so che ti piaccio, però tu non me lo vuoi dire perché non ti vuoi sbilanciare, e allora non mi saluti, mi ghosti, io ti devo mandare un audio di 10 minuti, tu magari neanche lo ascolti, oppure lo ascolti velocizzato, perché lo so Beatrice che lo stai ascoltando al doppio della velocità. Allora, io parlo piano Beatrice, io ti amo, tu sei la mia vita, per piacere, anche solo per educazione, salutami, non ti sto chiedendo tanto, se ti mando un messaggio, anche se facciamo finta, non ti interesso, che male c'è a rispondermi, anche solo grazie per il pensiero, non merito neanche questo? Ti faccio così schifo? Non lo so. Vabbè. Scusa per il messaggio lungo, ma avevo bisogno di confrontarmi con te. Beatrice, veramente, per me possiamo anche restare amici, però non deve mancare il rispetto, perché io sto scrivendo una cosa importante per te, Beatrice, che tu neanche ti immagini, perché se c'è una cosa a cui tengo nella vita, è